Russia asiatiche segnano il maggiore rialzo in quasi 3 settimane, aumentano i prezzi delle materie prime e cala lo yen giapponese. Accade dopo il miglioramento delle stime sugli utili futuri annunciato da alcune aziende e l'accelerazione dei settori manifattura e servizi in Europa. Ce ne parla in collegamento internet da Tokyo Alessandro Libri. Ciao Alessandro. Sì, buonasera Luciano, sono risultati trimestrali incoraggianti dagli Stati Uniti, in particolare dalla tecnologia, in attesa di indicazioni di stress test sulle banche europee a trainare le borse asiatiche quest'oggi. Quello odierno è il maggior rialzo in un mese per l'indice di riferimento. Tokyo riesce dunque a interrompere la serie negativa che durava da 6 sedute con lo yen che torna a svalutarsi e i prezzi delle commodities a salire. La trimestrale da Microsoft con fatturato record e l'ottimismo espresso dalla società di logistica UPS allontanano per il momento lo spettro di una diminuzione dei consumi a livello globale. Aziende dunque come la Canon, che deriva almeno l'80% del proprio fatturato all'estero, e Mitsubishi Corporation tra i traders sulle materie prime guadagnano fino al 4% a Tokyo. In rialzo anche la borsa di Shanghai, la serie di 5 sedute conclusasi oggi e il maggior incremento settimanale da inizio anno, con i titoli delle banche a trainare i guadagni e anche in questo caso le aziende minerarie, in virtù di una attesa della continuazione del ciclo espansivo dell'economia e l'assenza di misure eccessivamente restrittive, come sottolineato dalle autorità governative, tra cui lo stesso Premier Wen Jiabao, che ha ribadito ieri l'impegno del governo a stimolare i consumi domestici. Borsa di Shanghai, lo ricordiamo, che ha guadagnato il 6% questa settimana e che secondo gli analisti della JP Morgan potrebbe segnare l'inizio di un mercato toro fino a oltre il 20% da qui a fine anno. Luciano. Sembra plausibile un intervento della Banca Centrale del Giappone, anche se lo yen oggi risulta in calo. Sì, proprio quest'oggi due membri dell'esecutivo sono intervenuti. Si tratta del capo di gabinetto e il ministro degli affari interni per ribadire come un eccesso di volatilità sul mercato valutario e un calo del mercato azionario danneggino la tenuta dell'economia, unendosi dunque al coro di preoccupazioni già espresse dal Ministero del Commercio negli scorsi giorni. Su base trimestrale, l'apprezzamento dello yen sul dollaro è pari all'8%, mentre sulla moneta unica, sempre negli ultimi 3 mesi, è del 12%. Una erosione graduale dunque dei profitti delle aziende che più sono esposte sui mercati esteri. Quota 85 sul biglietto verde rimane la soglia critica, secondo gli analisti, che farebbe scattare un intervento. Una manovra analoga si è verificata oltre 6 anni fa, nel marzo del 2004. L'ultima volta che lo yen è sceso sotto il livello di 85 al cambio con il dollaro è stato lo scorso novembre. Luciano. Dunque, venerdì sera a Tennozzo Island, Alessandro, Sì, sono. puoi farci vedere cos'è intorno a te, cosa c'è? Sì, ci provo. Questa è un'isola artificiale, come dicevo nei scorsi giorni, che si trova a sud-est della capitale. Sono circa mezz'ora dal centro ed è una zona in cui è stata costruita questa baia, sicuramente molto suggestiva e meno conosciuta di baie analoghe nelle altre capitali asiatiche come Hong Kong e Singapore, una zona in cui si può vedere il mare e si concentrano molti uffici, sicuramente un posto molto scenico dove passare il fine settimana. Dunque, buona serata e buon fine settimana. Grazie Alessandro. Grazie a voi.